Se un uomo mettesse un annuncio in cui cerca una donna, nessuna lo contatterebbe. Torno a parlare di questo argomento, visto che ho tempo a disposizione per parlarne apertamente, quindi diffusamente, per dire a tutti che effettivamente, dal mio punto di vista, se un uomo andasse a pubblicare un annuncio nel web o in dei giornali appositi in cui ricerca una donna, sono convinto che al 97% dei casi quell'uomo non verrebbe contattato. In buona sostanza, in questo annuncio l'uomo scriverebbe: "Ah, cerco donna per due chiacchiere oppure cerco donna per fidanzamento o per sposarla". Sono convinto che quell'annuncio rimarrà lì dove sta, nessuna donna andrà a rispondergli. Il suo telefono, infatti, dell'uomo che pubblica quell'annuncio, non squillerà mai e poi mai. Ne sono convinto al 100%. Questo perché? Spieghiamo le cose come stanno. Cercherò adesso di spalancare le menti di quelle persone che ancora credono alle favole. Molto semplice, basta rendersi conto, basta accorgersi come gira il mondo, come girano le situazioni di questa nostra società. Uomini cercano sesso, questo è risaputo. Donne non cercano sesso, sanno le donne che gli uomini cercano sesso, quindi si fanno furbe e prezzolano la loro parte intima, cioè la concedono eventualmente a pagamento, cioè tu paghi me, io in cambio ti do la mia parte intima. Come, diciamo così, funziona concretamente parlando, quindi funziona così, funziona che un essere umano, un uomo, nel momento in cui andasse a pubblicare un annuncio in cui ricerca una donna, una ragazza, mettendo anche il suo numero, quel suo numero rimarrebbe lì dove sta, non verrebbe contattato neanche da un briciolo di fanciulla. Ma dobbiamo spiegare il perché, dobbiamo spiegare i motivi che stanno alla base di ciò. Semplice, perché una donna o una ragazza in genere non cerca un uomo, perché è pieno di uomini. Una donna, una ragazza sa che è zeppo di uomini pronti a tutto pur di fare sesso, pronti a tutto pur di svuotare il reale augello. Ragionando così, una donna si fa furba, prezzola, che dir si voglia, la sua parte intima e guadagna profumatamente, guadagna bei soldoni, fa i big money, come si suol dire. Se io uomo invece andassi a pubblicare, ripeto, un annuncio nel web, ripeto che il mio telefono non squillerebbe neanche sotto tortura. Proprio perché io sono uomo, io sono maschio, io non posso essere ricercato da una donna, perché la donna non si servirà mai di giornali, mai del web per cercare un uomo. Ad una donna basta uno schiocco di dita per trovare un uomo. Non è difficile per una fanciulla trovare un uomo. Per me è complicato trovare una donna. Per una ragazza basta che fa così e ecco che dinanzi a lei piovono milioni di uomini, pronti a tutto pur di conoscerla. E la parola conoscerla fa un po' ridere perché in realtà la parola conoscerla andrebbe sostituita con la parola fotterla, quindi farci sesso, scoparla, detto in maniera volgare. Perdonate la mia volgarità che poc'anzi ho utilizzato, utilizzando questa, sfruttando questa parola, ma purtroppo mi vedo costretto anche per far capire come esattamente stanno le cose dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione. Ecco quindi che così stanno le cose. Un esperimento fatelo, non abbiate paura, perché tanto non è un reato quello di fare un esperimento. Un esperimento. Mettetevi sul web, scrivete a ragazzo, mettici la tua età,
cerca una donna per amicizia o per fidanzamento, sono un ragazzo serio, un uomo serio, hotel 333, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo quello che accade. Quanti vi risponderanno? Quante ragazze vi contatteranno? Sono convinto che il numero di eventuali ragazzi o donne che verranno a contattare tu uomo, tu ragazzo che hai pubblicato il tuo annuncio in cui ricerchi donna o ragazza sarà di 0 donne e 0 ragazze. Ciò significa che nel corso di 2-3 giorni in cui il tuo annuncio è più che visibile e nel web e nella carta stampata, quindi parliamo dei giornali creati ad hoc per far sì che ci siano questi legami, queste coppie, questi amori che nascono, ecco insomma che rimarresti così, rimarresti senza beccare nemmeno una fanciulla che ti chiama, che ti contatta, che ti si mette davanti. Viceversa, se la donna andasse a pubblicare un annuncio nel web o nella carta stampata in cui cerca un uomo o un ragazzo, ecco che milioni, e ripeto, milioni di uomini la andrebbero a contattare. Ecco, questa è la verità dei fatti. Ma di questo argomento ne parlerò diffusamente nel prossimo video di oggi, 23 aprile 2019. Da Leandro Smelli di Roma è tutto. Iscrivetevi, commentate al prossimo video e una buona serata a voi tutti.